Salve ragazzi, eccoci qui su un'altra parte su The Sims 3 base, diciamo con tutte le mod, ma noi lo usiamo come sfruttamento di tutte le tutte le espansioni. La parte precedente avevo perso il salvataggio, questa volta è causa di un bug di The Sims 3 Season che io non conoscevo, un problema nei salvataggi. Praticamente ho dovuto rifare solo la parte dell'episodio precedente, l'ho fatto subito, come potete vedere per le differenze, che tipo l'igloo stava qui invece adesso sta qui, ma fa niente, l'importante è aver fatto tutto e nessun cambiamento, nessuna cosa in più. Ok, già ho detto ai miei sim cosa devono fare. C'è una cosa, poi fai pulisci. Puliamo un po' casa, che sono dei zz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 
facciamo anche il bucato intanto. La nostra bimba ha fatto il compleanno nella parte precedente. Dovrebbe essere l'episodio 10. E come vedete gioca con la sua, il suo amico immaginario, che sarebbe questo coso qui. Che in pare noi non possiamo fare nessuna interazione con questo, vero? Ah no, sì, possiamo raccoglierlo. Vabbè, comunque lei socializzerà quando non possiamo noi con questa bimba. Cioè bimba, con questa bambola. Che lei, abbiamo dato il nome di Sara. E ci sta giocando come un animale. Va bene. Asha sì, intanto ha fame. Ha fame, sì, ha fame. Chi è che la curerà? Geppetto qui. No, Geppettino. Facciamo i cambia il pannolino. No, attacca con l'artiglio. No, no, dai da mangiare, sì. Poi dobbiamo fare insegna a camminare. Vai, così la nostra sì comincia già a fare progressi. È vero che è ancora bimba piccola, ma dovrei imparare entro 7 giorni, mi pare. Sì, ce ne rimangono solo 6. Ah, dobbiamo cambiare anche l'igiene. Tra poco dovrebbe cominciare a piangere anche. No, per fortuna non piange ancora, ragazzi, non piange. Parlato, ho detto che non piangeva. Ed è venuta a piangere. Ed è venuta a piangere. Sì, va bene, italiano perfettissimo. Vediamo questa qui che stava facendo. Stavo facendo il bucato, da come sapevo. Ok, scendi giù. Fai la brava mammina. Dai da mangiare. Falla mangiare. Non dagli fretta. Ecco, che avevo detto. Ho detto, falla mangiare con calma. E lei non l'ha fatta mangiare. Dagli da mangiare. Di nuovo. Dalle da mangiare. Dalle da mangiare. Muoviti. Ma che insegni a camminare? Ho detto dalle da mangiare. Dai. Che mo cade a terra. Mangerei dai da mangiare. Fai come si dice. Il bucato. Sposa sulla corda. Mentre lei mangia, poi ritorni giù e gli fai insegna a camminare. Ci vuole tanto? No. Poi, questo che pensa la macchina fotografica, non so il perché. Ah sì, perché dovevamo fare l'abilità, dovevamo aumentare. Poi vedremo come aumentarla. Intanto dobbiamo fare un po' di soldini, perché dobbiamo fare il nostro bel viaggio. Intanto godiamoci un'affettuosità tra mamma e bimba. Insegniamo a camminare. Tu 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 tu. Wow, sei bravissima. Ok, dobbiamo lavorare ultimamente. Dobbiamo andare molto a lavorare perché dobbiamo fare molti soldi. Tanti tanti. Poi fa anche pulisce, che fa schifo.
Che donna sei che tieni casa tutta sporca, eh? Nostro sim, sì, va bene. Acceleriamo un po' giusto per non vedere tutto. Così vediamo anche altre cose. Non vedere sempre le stesse cose. Devo andare a lavorare. Lavora sodo, mi raccomando. E noi qui, quando è che andiamo a lavorare? Teniamo ancora le feriucce? Sì, ancora per... questo è l'ultimo giorno. A sonno. Mettila nel box. Brava! Non è tanto sciama la nostra sim, comunque. Questa Valentina bene in casa. Vediamo un po' le nostre piante che fine hanno fatto. Cioè, congelate, praticamente. Al momento la pianta è dormiente. Quelle sono morte, è diverso il fatto. Sì, mettila a dormire. Noi cosa potremmo fare adesso? Cosa potremmo fare? No, proprio giocare al computer no. Continuiamo a scoprire delle pozioni. L'unica cosa che possiamo fare. Mettiamo un po' di logica. E speriamo che poi impara qualche altra pozione. Vediamo per il momento quale altro ho dovuto riscoprire. Orrore liquido e miglioramento morale ho scoperto. Quindi mi pare tipo il succo puzzolente non lo tengo più. Vabbè, fa niente. Lui sei in attività normale, fai le capite al capo. No, esercitati a scrivere, che è meglio. La simmuccia dorme. La nostra bella checchina. No, poco checchina non si può sentire però. E la nostra Valentine, che fra poco è anche San Valentino, fra 2 settimane circa. Intanto ci esercitiamo con le pozioni. Poi facciamo una cosa, andiamo a mangiare. Preparazione. Gelatina, nottromizzino, formaggio grigliato. E portiamo altri soldini a casa con una promozione. Finalmente. Non devi fare pagata. A me, niente. È arrivato a casa e non sa cosa fare. Si deve un po' divertire, si deve lavare. Andiamo a fare la doccia. Mica ti diverti quando fai le magie. Non lo so, dimmelo tu. Ok, comunque gioca un po' con la magia, dai. Cioè, giocare. Cosa può indicare male? Ok, abbiamo scoperto il succo puzzolente. Me lo immaginavo che l'avrebbe fatto prima o poi. E noi scopriamo ancora un'altra pozione. Stiamo a 5.000 di budget totale. Quando si arrivo, diciamo... Forse al prossimo episodio potremo già partire. Perché penso sia già un buon fondo per una partenza. Però vi premetto già da adesso che la partenza che farò sarà di un singolo sim, ovvero partirò con Valentino e non con gli altri due. Questo perché così possiamo dedicarci maggiormente alla espansione di Travel Adventures. Oh no. Perché poi si devo controllare anche la bimba piccola, non possiamo sfruttarla bene. Tanto facciamo... No, lei risponde a te, telefono cellulare, ignora la chiamata. Che fotografa. Telefono cellulare, ignora. Consegna un libro in Francia. Mamma mia. E consegna uno dei tuoi libri. Punti di vista e stimoli. Vuoi accettare l'opportunità? Accettiamola. Sono costretta ad accettarla. E comunque, no, comunque il primo viaggio lo farò con Valentino. E poi in seguito lo farò con Giorgio Frulla qui e gli portiamo il libro che deve anche scrivere. Oppure lo tiene già presso. Zombie o zombie? Dai un regalo. Ah, beh, devi scriverlo per il libro. Come facciamo? Scrivi un romanzo, un inizio un articolo.
Opera narrativa, saggistica, spazzatura. Dai, è un drammatico. Vediamo la bimba cosa tiene. Oh, bimba piccola, dimmi. Vescica e fame. Oh, dormi proprio come i bimbi belli, dorme. Oh, piccolino, mo vieni fra poco la mamma a rompere un po' i marroni. E ti... Anna Maisione è scomparsa. Ok. Speriamo che i francesi piacciono. Non posso dire più di ciò. Facciamo dai da mangiare. Piccolino, dorme. Poi deve anche fare la pupù. Adesso dedichiamoci alla pozionologia, se si può dire così. L'arte delle pozioni, chiamata pozionologia, che non è vero. E giochiamo con le pozioni. Mentre il nostro sim scrive, che è anche una forma di guadagno scrivere libri. Quindi non è male. Però devo trovare un titolo per questo video, giusto che non c'è niente di specifico. Mica posso chiamare la pozionologia. Mi prendono per pazzi. No, devi scrivere i libri, ti ho detto. Ci vuole tanto a capire che devi scrivere un cacchio di libro. Vabbè, però è meglio così. Dedicati alla bimba. No, aspetta. Al posto di guardarti la TV, vieni qua e fai insegna a camminare. Così abbiamo trovato il titolo per il nostro video. Tanto questa deve andare a fare da pupù in modo rapido proprio. Io direi di fare così. E mo si fa una corsa per le scale. Zoom. Tutto censurato, ragazzi. Cosa pensavate? Che cosa vi facevo vedere? Ok, vai a dormire. Tu fai il bravo papino. Insegna a camminare alla nostra Bubu Francesca. Che con il pigiamino, penso. Vediamo un po' in modo rallentato. Vediamo la nostra bimba come sta imparando a camminare. Ta ta ta. Oh. Uno, due. Jimmy four. Tan tun tun. Ah, sembra in posizione lottatore sumo la nostra bimba. Fa dire, cioè, ti placco, ti distruggo. Ok, un altro po' manca. E ha imparato a camminare. Tarata. Vai, un altro pochino. Dai che hai quasi imparato per bene. Zibadon. Dai che abbiamo anche fatto. E la nostra bimba ha imparato a camminare. La cosa più bella che si poteva verificare. Ok, andiamo a fare la pipì. Usciamo. Andiamo a fare la fame. No, la fame. Oh, che è questo? Usa, mangia, usa. Ok, già ha fatto tutto lui. Mica con la bimba in mano. Cioè, capiremo come fa pipì. C'è un po' di intelligenza. Ma la mette a terra. Lo sai che la bimba non sa. Mamma. Adesso può camminare. Dai qui, vediamo. Tu 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 tu. Mettiti a giocare un po' con Saretta qua. Canta Sara, gioca con Sara. Almeno fai qualcosa. Va bene ragazzi, per questa parte è tutto. Da come possiamo vedere, la nostra sim piccolina ha imparato a camminare. E io direi che per questa parte è tutto. Arrivederci.